Iniziamo da via San Francesco, poi ci saranno anche altre vetrine, sfide che verranno allestite con arte e cultura. È un progetto che è iniziato grazie allo sportello partecipazione, dove l'agenzia immobiliare, mentre stavamo lavorando al regolamento del centro storico, mi hanno fatto presente di tenere in considerazione la possibilità di esporre tutta l'arte che riguarda la città di Pesaro e anche le nostre tipicità. Come vedete qua parliamo appunto di Rossini. Quindi abbiamo preso in carico questo progetto e ci abbiamo lavorato, abbiamo unito la scuola Mengaroni, in questo caso, che si è resa subito disponibile, e quindi è stata allestita questa prima vetrina in via San Francesco. È un progetto che mira contro il degrado, quindi è anche dare l'opportunità a chi ha la vetrina sfitta di vedere l'interno della vetrina, e magari poi qualche imprenditore può essere più interessato, anche perché vedere una bella vetrina pulita con tutto un arredo e l'arte potrebbe sicuramente. Ringrazio tantissimo la signora Montesi, la famiglia Montesi, che ha dato come primi la disponibilità della loro attività sfitta, e speriamo che con il centro storico ce ne siano altre, appunto per abbellire la nostra città e anche il turista poter vedere le tipicità del nostro territorio. Sarà sicuramente a beneficio di tutti, perché comunque la possibilità di poter vedere un locale piuttosto che vedere una cosa coperta e bianca è sicuramente solo di positivo. Altre vetrine si dovrebbero riuscire a fare, ne abbiamo già altre due in progetto, una per il corso, un privato vorrà già mettere e esporre le sue ceramiche, come diceva l'assessore, e quindi ci auguriamo che questo progetto porti positività alla città, in modo da far vedere i locali, non far vedere cose chiuse, quindi anche un po' anche all'occhio, come dicevo prima, può aiutare ovviamente. Allora, la soddisfazione è grande, sicuramente grande, ed è un orgoglio, perché è veramente un grande gesto di fiducia quello che il Comune ha riposto in noi nel chiederci di partecipare al decoro della città in previsione di Pesaro Capitale della Cultura. Abbiamo dialogato anche con coloro che quindi lavorano nel settore economico, commerciale della città, no? Coloro che quindi seguono le agenzie immobiliari. Ci hanno chiesto, ci siamo visti, ci siamo messi a tavolino, abbiamo ragionato su come il liceo artistico Mengaroni potesse contribuire per rendere più bella questa città. E il punto di osservazione sono state appunto le vetrine sfitte della nostra città, del centro in particolare in questa occasione. E quindi abbiamo selezionato alcune opere su temi importanti di Pesaro, capitale della cultura, e qui c'è Rossini. E le abbiamo utilizzate per un allestimento che consentisse di rendere questa vetrina piacevole, quindi vetrine ad arte. E quindi essere all'altezza per una vetrina che anche in questo periodo dell'anno fa sfoggio per i turisti, ma per i turisti colti che poi verranno anche a vedere le opere di Rossini, no? E sentir dire: ma è la vetrina del Rof. Non mi sembrava vero, insomma, quando eravamo qui ad allestire. E poi, insomma, ci si prova. Non abbiamo un corso da vetrinista, ma ci si prova, noi ci proviamo. Ma io credo che Gioacchino ne sia felice, insomma. L'intento comunque è quello di cercare di avviare quanto prima un'attività commerciale. Allora, l'avvicinarsi, l'essere curiosi ti consente anche di visionare l'interno. Visionare l'interno significa anche pensare ad un'ipotesi di progetto lavorativo, che è importante perché poi ha una ricaduta sui giovani, e noi lavoriamo per i giovani.